accolgo con grande piacere ancora una volta Almo Bibolotti. Ciao, benvenuto. Mary, grazie, benvenuta. Anzi, bentornato nella nostra cucina di buon pomeriggio, e so che oggi ci preparerai due piatti veramente molto buoni che rispecchiano perfettamente anche la nostra tradizione culinaria qui in Puglia. Detto sì, bene? Assolutamente, detto benissimo, perché oggi il protagonista assoluto sarà il pane di Altamura. Wow. Quindi diciamo due ricette molto semplici, gustose, che ci consentono anche di recuperare un po' il pane raffermo, quindi cerchiamo di non buttare niente e mettiamoci subito all'opera. Allora, innanzitutto intitoliamo questi due piatti. Il primo quale sarà? Allora, una panzanella con del sashimi di tonno, che poi andremo ad arricchire con della zucchina, del pomodorino ciliegino e della cipolla di acquaviva. Io amo molto la cipolla, quindi in particolar modo quella di acquaviva. Ma non ci possiamo baciare poi dopo? Faremo a meno di usare la cipolla. Vabbè. Allora, me. E cotta poi, o cruda? Questa è cruda. Rigorosamente cruda. E poi il secondo piatto invece saranno dei capunti, sempre diciamo questa pasta fresca con una salsa di pane di Altamura, con dei calamaretti spillo, dei pomodorini e delle olive taggiasche. Ecco, prima Michele mi chiedeva che cosa sono i capunti. Diciamo che è una pasta fresca tipica pugliese, si fa soprattutto da queste parti. È una pasta, sì, sono anche, come noi in dialetto li chiamiamo, le strascinate, quindi una pasta che viene appunto tirata sul tagliere in legno, e il risultato poi finale è come quello di un cavatello, ma un pochino più allungata. Allora, partiamo subito dal primo piatto di oggi, che è questa panzanella di sashimi di tonno rosso. Subito la grafica dalla regia, così ci segniamo insieme tutte le dosi e tutti gli ingredienti che ci occorrono. 250 grammi di filetto di tonno rosso, 150 grammi di pane di Altamura raffermo, 10 pomodorini, 40 grammi cipolla rossa, qui sono già in agitazione, 40 grammi di cipolla rossa di acquaviva, basilico quanto basta, una zucchina, aceto di vino rosso quanto basta, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta e pepe quanto basta. Allora, insomma, mentre questo occorre. Da dove iniziamo, Almo? Allora, Mary, mentre leggevi, io mi sono un pochino portato avanti con la preparazione, ho fatto questa dadolata di zucchina, sì. Ho anche tagliato una fetta di pane di Altamura e adesso la vado a immergere in acqua fredda. Va bene. E la lasciamo proprio 30 secondi, massimo un minuto. Perché hai scelto proprio il pane di Altamura? Beh, perché insomma è un prodotto DOP, è un pane conosciuto in tutto il mondo ed è anche abbastanza diffuso nelle nostre case, quindi forse ho pensato anche per la consistenza. Per la consistenza sì, perché rimane comunque abbastanza duro anche al palato, anche se viene quindi, immerso nell'acqua, anche se viene immerso nell'acqua viene ramollito in maniera molto molto veloce, come vedi. Adesso lo andiamo a mettere in un'altra ciotolina. Va bene, insomma, quando noi iniziamo a cucinare, voi da casa dovete sapere che qui c'è un grande sussulto dietro le quinte. Un grande fermento. È il momento molto apprezzato, insomma, forse più apprezzato perché alla fine anche noi che siamo più o meno quasi digiuni possiamo dar spazio ai nostri piaceri. Non ci sottraiamo mai quando si tratta di assaggiare. Poi di assaggiare. Allora, Mary, io nel frattempo ho aggiunto del sale, dell'olio extravergine di oliva e dell'aceto di vino rosso. Quindi adesso lo facciamo macerare per qualche minuto, anche perché una volta preparato il nostro composto lo andremo a mettere in frigorifero per una mezz'oretta circa, in modo tale che tutti quanti i profumi, tutti quanti gli aromi che vengono liberati dai nostri ingredienti vengono rilasciati anche al pane e al frigorifero. No, perché avremo cura anche magari di coprirlo con una pellicola. Ah, lo copriamo? Sì, 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 ho lo copriamo. Pensato il frigorifero darà di cipolla. Guarda, Mary, io metto pochissima cipolla proprio perché so che poi non ci possiamo baciare, quindi ecco. Senti, a casa come hanno preso la tua prima partecipazione qui nella cucina di buon pomeriggio? Molto molto bene, soprattutto i bambini, perché cosa sono stati molto detto? Molto felici di vedermi in televisione. Mi hanno chiesto se la prossima volta possono venire con ma il certo papà che sì. A cucinare e io ho detto riferirò a Mary, alla padrona ma di certo, casa per sentire forza, cosa ne pensa. Per allora forza. Guarda, Mary, abbiamo già
preparato il tutto in maniera molto molto veloce. Ci manca soltanto un pochino di basilico che mi hanno sapientemente fatto sparire dalla cucina. Ma ce l'abbiamo! Però noi ce l'abbiamo assolutamente sì. Allora facciamo una cosa, mettiamo adesso tutto questo composto in frigo, poi sì, coperto con la pellicola, mi raccomando. E poi lo aggiungiamo adesso il tonno. Sì. Ecco qua, insomma insieme ci sono tutti gli aromi, tra cui la cipolla. Vogliamo ricordare Mary, il pomodorino, il ciliegino, sì, la cipolla, il basilico e la zucchina. Bene, bene, tutto a crudo. Tutto a crudo. Fatto macerare in cosa? In olio di oliva, extravergine di oliva, con del vino rosso e del sale. E del sale. Allora. Lo mettiamo nel coppapasta per conferire una forma precisa? Ma per rendere insomma il piatto gourmet. Per rendere il piatto gourmet. Semplici ingredienti. Ecco. È bello anche. C'è un non necessariamente finale? Dobbiamo andare sempre alla ricerca della perfezione nel piatto. Ma sì, completiamo sì, con un giro di olio. Olio extravergine d'oliva made in Puglia. Ecco qua, e questo il piatto è pronto. Piatto, bello, facile facile, guarda, semplice semplice come piace a noi, ma soprattutto a me che non ci capisco mai una cippa, si può dire? Si può dire, si può dire. Lo mettiamo lì perché poi tra poco arriverà Michele che dovrà assaggiare. Bene, allora adesso passiamo al secondo piatto, che è invece un primo. È un primo piatto, quindi abbiamo questa pasta, abbiamo i capunti, poi andiamo a preparare la nostra salsa di pane. Come la prepariamo? Le fette di pane? Le ho già infornate, okay, quindi le abbiamo leggermente tostate, le vado a recuperare. Mentre tu le estrai dal forno, pagina grafica, ci leggiamo gli ingredienti e tutte le dosi e quindi segniamo carta e penna. Facciamo adesso i capunti freschi con salsa di pane di Altamura, calamari e olive taggiasche. 320 g di capunti, 80 g di olive taggiasche, 140 g di pane di Altamura, 40 g di scalogno, 80 ml di vino bianco secco, prezzemolo tritato quanto basta. Olio extravergine d'oliva quanto basta, peperoncino quanto basta, 4 litri di brodo di pesce, timo fresco quanto basta, 3 spicchi d'aglio e poi sale quanto basta. Allora, adesso Almo che cosa sta facendo? Allora, io sto preparando la salsa di pane, quindi sto tagliando lo scalogno. Cioè la cipolla. La cipolla. Che adesso ti devo raccontare una cosa che mi hanno raccontato, eh? Sì. Perché tu lo sai che io ho chiamato tua moglie? No, questo non lo sapevo, Mary. Ti ho fatto una sorpresa. Ho chiamato tua moglie Giovanna e mi ha raccontato un aneddoto fantastico. Mi ha detto: Mary, ma che ne sai? Ma quello mette sempre la cipolla dappertutto. Adesso ho dato un senso a questi piatti, perché prima c'era la cipolla, adesso c'è la cipolla, quindi qualcosa non mi quadrava. Allora le ho fatto un colpo di telefono durante la pubblicità e le ho detto: Giovanna, scusami, ma mi spieghi perché tuo marito mette sempre la cipolla in tutte le pietanze che prepara? Dice: purtroppo non ci posso far nulla. E un po' la sua fissazione continua, tant'è, mi ha detto, che quando tu hai partecipato alle selezioni di Masterchef, che cosa ha portato? Sapete cosa ha portato? Il budino di cipolla. Cioè, ma come ti è venuto in mente? Cioè, tipo Barbieri, quando sei arrivato col budino di cipolla, che cosa ti ha detto? È rimasto molto colpito, perché preparare un budino con una cipolla sicuramente non è una cosa molto, molto semplice. Ma era salato o era dolce? È un piatto salato. Ah, un salato. Piatto salato, che è stato, diciamo, poi accompagnato da una fonduta di parmigiano reggiano. Sì. Un piatto che mi ha insegnato un grande maestro. E ho voluto, però, insomma, portarlo al cospetto dei tre mostri sacri della televisione. I mostri non volevano assaggiare il budino alla cipolla. I tre mostri invece, ti dirò Mary, sono rimasti molto molto colpiti, soprattutto Bruno Barbieri, che ha riconosciuto anche la mano, dice che era un grandissimo piatto. E poi insomma la storia è abbastanza nota, perché grazie a questo piatto sono entrato a far parte insomma della grande famiglia. Torni qui a preparare il budino di cipolla, lo sai? Promesso. Va bene. Allora, Mary, e poi lo voglio assaggiare. Nel frattempo calato la pasta, sì, adesso ho messo in padella lo scalogno con con del timo, del peperoncino e dell'olio extravergine di oliva. Quindi adesso do temperatura e aggiungo anche il pane che abbiamo, come dicevo prima, tostato nel forno. Questo sempre il pane di Altamura? Quello sempre il pane di Altamura, anche il pane raffermo, come dicevo prima, possiamo utilizzarlo. E lo andiamo a tagliare a cubettini, facendo attenzione a non tagliarsi, e lo possiamo mettere
insieme al nostro composto. E va tutto rosolato. E va tutto quanto rosolato. Nel frattempo anche dealcolizzato del vino bianco. Cioè, quindi ho fatto perdere la parte alcolica portandolo ad ebollizione. Ah. Quindi siccome io non amo molto il sapore dell'alcol nelle pietanze perché rilasciano un po' un retrogusto amaro, preferisco sempre farle dealcolizzare e poi le vado ad unire al composto. Eh sì, perché il vino senza alcol non esiste. No, non esiste, però chiaramente noi riusciamo a recuperare tutti quei profumi, quei sentori che chiaramente il vino bianco rilascia molto molto delicati. Insomma, è un primo che non ci darà la testa. Sicuramente no. Mary, tra le altre cose, adesso sì. Ti faccio vedere anche un'altra preparazione, recupero. Ti do una mano lì, perché non vorrei che si attaccasse tutto qui nella nostra pentola. Guarda, sì, ogni tanto mi controlli questa pentolina qui. Io adesso preparo nell'altra padella. Che profumo, mamma mia. Ma questo profumo è dato da cosa? Dal timo e dallo scalogno. Sì, il timo è fantastico. In quest'altra padella, Mary, io aggiungo adesso dell'olio extravergine di oliva. Sì. Ma poi tutti questi condimenti, tutta questa preparazione di base va unita? Sì. Adesso poi questo... E perché non fai tutto insieme? È perché ci sono tempi di cotture differenti. Infatti i calamaretti, vedrai, cuoceranno pochissimi minuti. Proprio scotteranno leggermente. Ok. Insomma, tua moglie mi ha fatto un gran quadro e mi ha detto anche... Io gli ho detto, scusami, ma tu ogni tanto cucini a casa? Assolutamente no. No, la cucina è territorio mio. Mary, non me ne voglia. Ma che donna fortunata, Giovanna. Le ho detto. Ma che donna fortunata. Sì, ma ogni tanto si litiga. Eh sì, infatti ha detto, guarda, noi non litighiamo mai, ma l'unica volta che litighiamo è per colpa della cucina. Sì, perché scusami, ma anche tu non le dai la possibilità di potersi esprimere. Ogni volta che si mette lei i fornelli devi sempre interferire, guarda, su tutto, mi ha detto. Ti dirò, lei... Tipo il sale non l'hai messo e quello non l'hai fatto soffriggere. Queste sono deformazioni professionali probabilmente, però devo dire che... sei un po' rompiscatole. Si può dire, lo possiamo dire. No, lo diciamo, come tutti gli uomini, non c'è niente di nuovo. Comunque, adesso, non per farle una sviolinata, è brava anche lei in cucina. Lo so. Ah, è brava in cucina. È brava in cucina. Allora, Mary, siamo quasi pronti. Ti lascio cucinare ancora 30 secondi. Il pane è dorato. Possiamo toglierlo adesso, Mary. E piano piano lo versiamo qui dentro. Ti aiuto io? No, fai tu. Faccio non vorrei far danni. Ok. Tu sei lo chef, anzi sei il master chef. Ecco, io mi metto qua. Perché adesso ti devo osservare, quindi va tutto frullato? Allora, adesso va tutto quanto frullato. Nel frattempo l'aglio sta prendendo colore. Perché e lì stiamo che facendo cosa ci metterai questo, poi? I calamaretti. Ah, i calamaretti. Va bene, insomma è un po' complicato, nel senso che i passaggi sono tanti, ci dobbiamo segnare un po' tutto. Tipo, io mi sono sempre chiesta, ma voi chef come fate a ricordarvi tutte le cose, tutti i vari passaggi? È un po' come la coreografia di un balletto, che te la devi ricordare. Sì. Ti devi ricordare tutti i passi. Bisogna essere sicuramente preparati, avere buona memoria e non lasciare mai nulla al caso. Allora, Mary, guarda, nel frattempo io metto i calamaretti in padella. Li saltiamo leggermente mentre io frullo la salsa. Non mi chiede neanche una mano, ma vengo io e ti aiuto. Sì, vogliamo abbassare un po'? Adesso, guarda, spegniamo direttamente. Sì, perché è già sufficientemente calda la nostra padella. Comunque il profumo è eccellente, allora, veramente dobbiamo molto soltanto buono. Recuperare anche. Ah, non ho detto una cosa, Mary. Dimmi tu. Noi stiamo cucinando la pasta nel brodo di pesce, un fumetto di pesce che avevo già preparato. Ah, nel brodo di pesce? Sì. Come hai fatto questo brodo di pesce? Con tutte quante le lische e le teste di altre preparazioni, cioè le parti inutilizzate del pesce vengono messe poi a bollire. Ma quelle le hai comprate quando sei andato dal pescivendolo a comprare i calamaretti? Te le sì, sei fatte dare a parte? Sì, ho comprato altri pesci, sì, che ho utilizzato per altre preparazioni. Ah, ok. Però volendo ce li possiamo far dare. Perché, insomma, sono sempre non si butta in eccesso, assolutamente non nulla. Si butta mai nulla. E poi ogni puntata, ma guarda caso, io direi che questa settimana l'abbiamo detto ogni giorno a partire da lunedì. Abbiamo detto, e lo ribadiamo, il concetto che tutti i gusci, insomma, tutte le parti che solitamente eliminiamo devono essere utilizzate in cucina perché hanno proprio la consistenza maggiore. Quindi, insomma, il profumo è tutto lì.
Infatti la mia cucina è una cucina che si basa soprattutto sulla salvaguardia della materia prima, su una cucina del sapore, del profumo. Adesso Mary, ho aggiunto, vedi, la pasta è cotta, quindi la stiamo scolando. Va ultimata in padella adesso, la va proprio cottura. Ultimata in padella. Ok. Adesso l'unica e cosa poi che ci manca, aggiungiamo. Ci aggiungiamo proprio alla fine, cioè adesso. Questa è la parte finale, la giusto? Parte è la finale. Parte sì, più sì, importante. Sì. Le olive. Devo sempre girare? Sì, girare. Ok. Uniamo perché hai scelto olive? Queste olive tagiasche? Perché sono amarognole, quindi contrastano molto bene con la dolcezza del calamaro. Ok, senti, il sale. Sì. Il sale è sempre un grande enigma, almeno per quanto mi riguarda, perché ho sempre paura di eccedere oppure di non mettere, di mettere poco sale. Ecco, quando si cucinano delle pietanze a base di pesce, ecco, tu che sei un maestro, che cosa ci suggerisci? Dobbiamo mettere sale? Soprattutto mettere in meno, questo caso, che niente. Abbiamo cotto la pasta in un brodo salato, quindi non va aggiunto per nulla il sale. Bene, visto? Quindi il sale non va messo, sennò è salatissimo. Assolutamente. Perché già il pesce è salato di suo. Cosa stai facendo? Allora, adesso? Stiamo tritando il prezzemolo, Mary, che completa non il piatto. Non ne mettere tanto, che a Michele il prezzemolo non piace. E allora eh? Non lo mettiamo. Se a Michele non piace, non lo mettiamo. Va bene. Ok, è pronta, Mary? È tutto pronto? Sì, 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 impiattiamo. È tutto quanto pronto. Possiamo impiattare. E lascio a te questa parte perché, insomma, è abbastanza importante. Mentre tu impiatti, ti chiedo un'altra cosa. Approfitto anche della tua presenza perché è giusto che le donne di casa, insomma, anche le donne che lavorano, sappiano come devono fare la spesa. Secondo te, che cosa non deve mai mancare in un frigo e in una dispensa? In una dispensa, se mancano la farina e le uova, manca tutto, perché sono la base della nostra cucina. Quindi se hai farina e uova puoi fare tutto quanto. Quindi farina e uova, l'essenziale. L'essenziale. Michele, ci sei? Eccomi. Siamo alle battute finali, hai visto? Siamo oggi passati. È un bene, primo bene. Gusto. E finalmente, che meraviglia. Finalmente assaggi questi capunti, giusto? Sì. Avevamo detto giusto, hai detto sì. Giusto. Sì, 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 capunti. Ah. Che è una, come diceva Almo, è una pasta tipica pugliese, ha la stessa preparazione dell'orecchietta, solo che è leggermente allungata. Allora, questa qua. Esatto. Se a Michele non piace il prezzemolo, io gli metto giusto una fogliolina di basilico, giusto per profumo fantastico. E mi hai ricordato anche un'altra cosa, Michele, visto che i profumi a noi piacciono, sì. Ci mettiamo anche un Grazie pochino Mary. Di Prego. Buccia di limone a che ci dà della freschezza. Quella? Questa non è in ricetta, ma Michele mi ha dato l'ispirazione giusta. Ah. Col profumo. È un omaggio a te. Il limone in tuo onore. Ma che meraviglia. Partiamo guarda. Da questo piatto, così è bello caldo, sì, perché sì. Insomma i primi vanno assaggiati caldi. Attenti, ci sono anche le olive, eh? Sì, quelle denocciolate, sono tagiasche. Tagiasche. Camiseria, tagiasche. Com'è in questo venerdì il nostro piatto, Michele? Di lusso. Di lusso. Beh. Vediamo. No, complimenti. Mm. Grazie. Buono. Almo, sei un uomo da sposare. Sono da sposare? Ha fatto bene Giovanna. Sì. Io che frequento lei continuo a mangiare. Beh, questo è un buon segno. Se Michele diciamo, si fa un'altra forchettata è un buon segno. È quindi buono. Questo è positivo. Bravo Almo. Grazie bene. A voi. Bravissimo, grazie. Allora. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.